Allora, come vi dicevo nel video precedente, questa mattina mi sono trovata in centro con Romina. Volevo mostrarvi che cosa mi ha portato. E intanto ti ringrazio, Romina, ovviamente, non dovevi, sai che ti ho detto che ti picchio, non dovevi assolutamente portarmi nulla, però mi sembrava giusto ringraziarti appunto pubblicamente. E molto gentilmente ha portato due pensieri sia per me che per Emma. E, a me ha portato tre smalti meravigliosi, due dei quali della OPI, che qui in Italia penso che siano difficili da reperire, e ve li mostro perché sono veramente belli. Allora, il primo è questo colore. È un rosa molto molto chiaro che io adoro, lei sa che amo il rosa, penso anche voi ormai l'abbiate capito, e si chiama Sweet Memories, è appunto questo rosa meraviglioso. E, faccio una premessa, mi ha detto che me li regalava, però voleva che li recensissi per farvi sapere come mi trovavo, lo farò sicuramente. Il secondo è sempre un rosa, ma è un po' più scuro. È questo, spero che, eccolo qua, vediate bene il colore. E questo si chiama Hawaiian Orchid, giusto? È proprio un colore orchidea. E come ultimo, uno smaltino della DRG Cosmetics che io non conoscevo, che è un bellissimo marrone. Tra l'altro non perlato, che io non amo, e questo è veramente molto molto bello. È un color caffè cioccolato per la precisione, più che un marrone, molto molto bello. Grazie ancora. E il secondo pensiero che mi ha portato, che ho gradito veramente tanto, per non dire che è praticamente quasi stato richiesto, sono due programmi per fare video. Nel senso, penso che ormai per chi mi segue avrà capito che io faccio dei video molto caserecci, chiamiamoli caserecci. Nel senso che non sono la classica che li monta e dopo li taglia. Non sono capace, è già tanto che abbia capito come trasportare le foto dal telefono al computer, per farvi un esempio, cioè veramente io per quanto riguarda tecnologia sono un'eterna imbranata. Per cui io adoro vedere i video di chi ovviamente l'Italia, ovviamente sono meglio dei miei, ci vuole poco perché chi è capace a tagliare magari una parola detta due o tre volte, oppure un italiano sbagliato, eccetera, 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 eccetera. Sapete anche voi che un video risulta ovviamente più scorrevole e più carino appunto anche per chi lo ascolta. I miei, portate pazienza, sono veramente spontanei, in quanto è come se io vi stessi parlando davanti. In più sono anche abbastanza timida di mio, come vedete ho difficoltà a farmi vedere se non qualche foto veloce, però ecco, i miei sono veramente video tali e quali dall'inizio alla fine, senza appunto nessuna modifica. E lei appunto gentilmente mi ha portato, ve lo mostro, questo è un po' lontano, questo CD dove appunto mi ha inserito due programmi per montare video. Spero di riuscire a capire come fare, perché ovviamente penso sia semplice, però devo un attimo mettermi a tavolino, avere il tempo di mettermi a tavolino e capire come poter appunto migliorare i miei video. Perché mi piacerebbe mostrarvi delle foto, magari aggiungere una musica come sottofondo, eccetera, eccetera, cosa che adesso veramente per me non so, sono delle cose veramente un po' troppo lontane per la mia ottica di montaggio video, in quanto, vi ripeto, li faccio molto caserecci. Poi vi mostro due cosine che mi ha portato per Emma, carinissime, che sono un completino, praticamente è una magliettina, eccola qua,
Grazie ancora per la taglia, perché veramente l'hai azzeccata, è perfetta, è un po' grandina, ma è quello che ci vuole, perché lei ha potuto vedere la mia bambina che è molto lunga, molto molto lunga, per cui le taglie in più vanno sempre benissimo. È questa magliettina carinissima con dei fiorellini sul viola, con questa rouge appunto sulla scollatura, che è meravigliosa in estate. E in abbinamento mi ha portato anche un paio di pantaloncini, eccoli qua, sempre color viola, sono della ditta Grande Blé, spero che si pronunci così, scusate se l'ho pronunciato in maniera errata, e sono carinissimi perché in fondo hanno questi due bottoncini che appunto tendono ad arricciare anche un pochino, farlo un pochino a palloncino il modello del pantalone. Come ultima cosa, vi mostro un acquisto veloce che ho fatto al Camomilla. Come vi ripeto, siamo andati anche là, io ho perso il mio solito tempo nel reparto di Hello Kitty, dove ho guardato e sono soffermata un pochino a guardare un po' di cosine, perché ce ne sono veramente tantissime, dagli accessori più piccoli alle borse mega galattiche. Comunque niente, ho preso semplicemente un accessorio, questo, che fa sempre parte della linea First Class che vi avevo nominato e vi avevo mostrato in un paio di video fa, dove vi mostravo appunto la pochette viola. Questa linea è scontata al 50%, questo è un porta documenti, come vedete qua appunto potete infilare o la carta d'identità, il passaporto, la patente, eccetera eccetera, e è sempre in tessuto tipo vernice con la bellissima Hello Kitty frontale, e questo l'ho pagato 16,50, però scontato del 50%, vi ripeto, eccolo qua. E questo appunto è un acquistino velocissimo che ho fatto stamattina insieme a lei. Con questo vi ho mostrato tutto, vi ho raccontato la mia bellissima giornata passata appunto con Romina, e ti ringrazio ancora per questi pensieri, questi regali che sono meravigliosi, e con voi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!